l'asilo lodato traslochi a Salerno in via Francesco Paolo Volpe 48 e a Cava dei Tirreni al corso Umberto I 281. Si è riunita lo scorso 30 luglio presso gli uffici della Regione Campania la cabina di regia per l'approvazione del programma integrato Città Sostenibile, in virtù del quale la città di Cava dei Tirreni ha ottenuto un finanziamento di 11.197.000 euro per 8 interventi inseriti in 4 distinti macroprogetti. Stamane a Palazzo di Città si è tenuta una conferenza stampa nel corso della quale il sindaco Vincenzo Servalli, l'assessore all'urbanistica Giovanna Minieri e l'assessore ai lavori pubblici Nunzio Senatore hanno illustrato i dettagli del programma con cui la città dà forza e potenza il suo percorso verso la valorizzazione e la promozione del territorio. Tutto questo fa parte di una strategia, di un disegno che è iniziato con l'elaborazione del DOS. Come ricordate, furono fatte le manifestazioni di interesse, furono fatti per la redazione del DOS degli incontri pubblici e proprio in funzione di quello che è uscito anche da queste interlocuzioni con il territorio è stata costruita la strategia dei PICS che è riportata anche all'interno del piano urbanistico comunale. Sicuramente una coincidenza felice in qualche modo, ma una coincidenza che è piaciuta anche all'assessore regionale, che ha evidenziato lui stesso insomma questa grande opportunità di interrelazione tra una programmazione europea di sviluppo della città e una programmazione urbanistica di sviluppo della città. Entrando più nel dettaglio del PICS, sono stati sviluppati 4 macro progetti. Il primo prevede la realizzazione di un sistema culturale integrato con il potenziamento delle strutture e dei servizi tecnologici nei locali dell'ex ECA e del complesso monumentale di San Giovanni. Inoltre si intende mettere in atto gli interventi necessari per il recupero e la rifunzionalizzazione del castello di Santa Diuture e dell'eremo di San Martino, ed anche implementare un'app per la fruizione dei contenuti turistico-culturali in forma integrata. Il secondo macro progetto è incentrato invece sulla valorizzazione e rifunzionalizzazione, sempre in ottica turistica, dell'oasi del Parco Diecimare. Il terzo invece prevede il recupero del complesso edilizio di San Lorenzo denominato Asilo di Mendicità e la realizzazione di un polo di promozione e prevenzione sociale. Ultimo obiettivo infine è quello di riqualificare le aree dove insistevano i prefabbricati, mediante la realizzazione di un parco inclusivo a Santa Lucia ed un parco urbano a San Pietro. E dobbiamo ragionare oggi per essere pronti a quegli appuntamenti nella complessità delle vicende del nostro paese, dell'Europa. Cava, che è una città importante, deve avere, ripeto, oggi la capacità di guardare al presente e al futuro. Si tratta di più di 11 milioni di euro di risorse sul nostro territorio, che creeranno opportunità di lavoro e di sviluppo per i giovani, innanzitutto, perché noi vorremmo fare in modo da creare correnti di sviluppo e anche opportunità di lavoro che siano coerenti con i bisogni che emergono dalla società nuova che sta nascendo in Italia ed in Europa, e quindi fare delle programmazioni che siano, ripeto, coerenti con questi tempi e non delle programmazioni che magari sono già nel momento in cui nascono desuete e privi, ripeto, di una capacità di guardare a quello che accade nel mondo nei prossimi anni. E quindi qual è la direzione di marcia? La direzione di marcia è evidente a chiunque ascolti un telegiornale o a chiunque legga un giornale, che è quello della grande attenzione ai temi dell'ambiente e della sostenibilità, cioè di uno sviluppo e di opportunità di lavoro che si nascano nel rispetto del contesto e dell'ambiente nel quale viviamo. Noi abbiamo tanto da poter fare in termini di rigenerazione urbana, di riqualificazione dell'esistente. Insomma, c'è un grande progetto di sviluppo che
che consegniamo al futuro della città di Cava dei Tre, ed è uno dei lasciti più importanti ed è una delle eredità più importanti che noi mettiamo a disposizione anche dei futuri amministratori di Cava. Anche se gran parte degli interventi in programma, ovviamente, per essere attuati hanno bisogno di alcuni anni, entro la fine del mandato Servalli punta almeno a completare il teatro comunale e a cominciare i lavori della scala monumentale dei Cappuccini. Io vorrei iniziare i lavori della scala monumentale dei Cappuccini, per esempio. Quella scala è bellissima, è un monumento, oggi è una condizione di assoluto abbandono, e quindi è un intervento questo qui finanziato in questo progetto, e vorremmo cominciare almeno a vedere concretamente. Ora ovviamente tutti i responsabili dei procedimenti sono tutti quanti indicati, quindi le progettazioni sono in corso, le risorse ci sono, ci vogliono soltanto i tempi tecnici che peraltro non dipendono neanche tanto da noi, ma sono definiti in maniera puntuale dal legislatore per poter fare i progetti, approvarli e metterli in bando per la realizzazione. Vorremmo, ripeto, partire da lì.